passaggio insigne, morbido, cerca il pallonetto, non sorprende Szczęsny, però bene, loro si difendono in 6 perché attacchiamo. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi purtroppo oggi sono qui per vedere l'Italia contro la Polonia in Nations League. Da quando ho aperto il canale, l'Italia non ha mai vinto una partita ufficiale. Sì. In effetti l'Italia non vince una partita ufficiale da tipo più di un anno. La partita contro l'Israele, partita decisa tra l'altro da Ciro Immobile, da un gol di Ciro Immobile, che oggi non gioca. Non capisco perché Mancini non metta una punta. Vedo la Polonia molto in difficoltà, però può essere una scelta azzeccata quella di Mancini? Contro l'Ucraina non è sembrato, stessa formazione credo, Bernardeschi, Chiesa e Insigne lì davanti. Quindi sono sicuro che Mancini voglia puntare molto sulla velocità di quei giocatori, ecco, e su un gioco offensivo veloce. Non ho visto la partita contro l'Ucraina perché sinceramente non sapevo che ci sarebbe stata una partita, non sapevo che ci sarebbe stata un'amichevole, ma poco importa ragazzi, sono qui perché questa è la partita che conta, e fino a un certo punto ovviamente. Ragazzi, forza Italia. Tira! Cioè il cross nell'area di rigore. Io non capisco questa cosa ragazzi. Il cross nell'area di rigore c'è soltanto Insigne, cioè. Ma come ti aspetti di vincere una partita senza un attaccante? Cross in area di rigore, non c'è nessuno in mezzo. C'è Insigne, c'è. Come vuoi vincere una partita in questa maniera? Come vuoi riempirla l'area senza un attaccante? Io veramente alcune cose. Bernardeschi, non c'è nessuno all'interno dell'area di rigore. Ovvio. Ovvio che non c'è nessuno. Se non ci metti nessuno. Dalla. Che cazzo però. Che cazzo però. Non mi dire che questa è la seconda traversa. Ma veramente Giorginio ha colpito un'altra traversa. Che cazzo però. Soffrono queste palle profonde. Magari se ci metti un attaccante di profondità, magari, no? Magari se ci metti un attaccante di profondità lì in mezzo. Vai. Ma porca troia. Ma dai, su. Ma no. Questo ha fatto una grande parata Szczęsny. Szczęsny è veramente un gran portiere. E mo ce la prendiamo. Guarda. No. Milik si coordina la portata della deviazione proprio del Ziale sull'interno con il sinistro Insigne. Colpo di tacco Florenzi. Ma porca puttana. Ma come giochiamo? Incredibile, stiamo. Ma cosa? Come giochiamo? Cosa? Che non riusciamo a segnare. Cosa? Come giochiamo? Questa è una grande giocata di Insigne, non c'entra niente come giochiamo. Szczęsny ha fatto un'altra parata incredibile. Vai, corri! Ah, vabbè, traversa da 200 metri, Giorginio. Sì, vabbè. Allora, io non capisco una cosa. Cioè, in realtà sono tante le cose che non capisco, però andiamole a riassumere in una cosa principale. Tu hai difficoltà a segnare, da un anno e mezzo hai difficoltà a buttare la palla dentro, già da Ventura. E che cosa vai a fare? Non mi metti neanche una punta. Cioè non mi metti neanche una punta. Ho capito che non vuoi dare punti di riferimento alla difesa avversaria, però ti serve una punta. Ti serve una punta che sappia buttare la palla dentro, perché Bernardeschi non è una punta, Insigne non è una punta. Guarda che gol si è mangiato, Chiesa non è una punta. Cazzo fai Biraghi? Cosa fai? No. All'interno dell'area di rigore
Che cazzo fa Biraghi? Bravo Barella, cazzo, però scorsate. Ah, giustamente non c'è nessuno in mezzo. Ma no, ma sei una pippa sei, Madonna santa, Biraghi, Madonna che pippa. Ma come fai a calciare così? Giochi in Serie A ogni weekend. Dai, su, ma ce l'hai fatta uscire dallo stadio, l'hai fatta. Vai. Sul sinistro, non sul, sul sinistro. E non c'è un attaccante. No, non c'è nessuno perché non c'è un attaccante, ecco perché. È inutile che inventi scuse. Dai. No. Sì. Cioè, capito perché hai bisogno di un attaccante che la butti dentro. Capito perché hai bisogno di un attaccante che la butti dentro. Capito. No, certo che si possono sbagliare queste palle, perché Bernardeschi non è una punta, è un esterno destro. È ovvio che di testa può sbagliare. Cioè, io ragazzi, non... Basta, ho smesso di ripeterlo. Bene, fantastico. Bravo Donnarumma, bene. Madonna santa. Madonna santa, guarda questi che cosa si sono mangiati. Guarda questi che cosa si sono mangiati. Carissimo, la prima di Sant'Egidio sta per arrivare il momento di Lasagna. A sorpresa, mandato dentro da Roberto Mancini, è stato chiamato per l'infortunio di Zaza. È arrivato all'ultimo momento, non ha preso parte all'amichevole contro l'Ucraina e sarà l'undicesimo debuttante con Roberto Mancini, commissario tecnico. Attaccante dell'Udinese, un gol fino a questo momento in campionato per Lasagna. Verratti, poi Insigne. Wow, intercettato, wow. Lasagna, entra Lasagna e non Immobile. Un gol in campionato. Wow. Mamma mia, meraviglioso, adesso rischiamo pure di prendere il gol. Cerca di controllarlo. Un calcio d'angolo. Penetrerà anche Piccini. Wow! Che nazionale fortissima che abbiamo! Donnarumma, senza più problema. Siamo al 30 settembre. Italia che soffre un po' sulle palle inattive perché mancano giocatori di grande stanza, a parte naturalmente Bonucci, Chiellini. Infatti la parte ad uscire Insigne, ma non corto, in area. Cross di Insigne sul primo, ma il colpo di testa. Sì! Dall'Italia. Madonna Biraghi! Sì! Non ci posso credere! Non ci posso credere, ragazzi! Il gol dell'Italia con Biraghi! Un po' di culo finalmente! Un po' di culo! Un po' di culo, la spizzata Lasagna, la spizzata! Madonna santa quanto godo, Madonna santa quanto godo, Mancini un culo così, è da un culo così, un culo così Mancini. Ma l'Italia soffre un po' sui calci d'angolo, soffriamo sulle palle inattive. Geni, geni assoluti, geni assoluti. Io credo di non dover aggiungere nient'altro. Ma tu parli ancora? Ma parli ancora? Che 3 secondi prima del gol avevi detto: ma soffriamo un po' nei calci d'angolo, soffriamo un po'. Ma cosa soffriamo un po' nei calci d'angolo? Cosa? Che vuol dire soffriamo un po' nei calci d'angolo? Cosa vuol dire? È il primo angolo che abbiamo battuto. Gli altri abbiamo battuto tutti i corti. Come facciamo a soffrire nei calci d'angolo se non ne abbiamo battuto neanche uno? Mettete un like se la live reaction vi è piaciuta. Commentate per farmi sapere la vostra. Iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi. Forza Italia.